ricevo questa lettera. Non credo esistano parole che possano esprimere realmente quanto le sia grato, anch'io a te. Le vorrei chiedere però delucidazioni su alcuni argomenti, se le è possibile. E qui c'è una serie di domande piuttosto impegnative che io affronto cercando di spiegarle quanto meglio riesco e in modo sintetico, cercando di starci nel minor tempo possibile. Se non riesco a essere sufficientemente chiaro grazie alla eccessiva sintesi, vi prego fatemelo sapere che per ogni argomento io farò un video separato. La prima domanda è questa: in cosa consiste infine la nostra libertà nel mondo fenomenico? La nostra libertà è relativa all'assegnazione di una vita già fatta, come se fosse un film datoci in cassetta e consegnatoci nel momento in cui esso è tutto finito. Non abbiamo alcun merito o demerito del personaggio che ci è assegnato, nemmeno se è un suicida. Infatti non abbiamo scelto noi di suicidarci. È nel disegno che ci è stato dato da assumere. Che cosa significa da assumere? Mettetevi nei panni di un Renzo Lucia Donnabondio che in un libro intitolato I Promessi Sposi diventino soggetti viventi, costretti ad assumere quelle parti che sono state interamente tratteggiate per loro dall'Alessandro Manzoni, come dal loro Dio. Ecco, noi abbiamo un Dio così, che ha attribuito a ciascuno di noi la parte da assumere nella propria vita, assumendola dall'inizio. E dunque c'è una prima fase in cui noi dobbiamo fare un replay, tornare all'inizio di questa vita con un movimento negativo, ed è proprio il movimento negativo che è in atto. Perché quando noi mescoliamo tra di loro, ossia moltiplichiamo le due componenti assolute della dinamica, ossia l'azione e l'azione uguale contraria, e essendo uguali e contrari sono una come più uno, l'altra come meno uno, l'algebra ci insegna che l'azione in atto, interattiva tra le due, è il risultato di più uno per meno uno uguale meno uno. Abbiamo ricevuto questa parte 1, così com'è, e dobbiamo tornare al suo principio per poterla fare nostra, nostra e non dovuta, ma vista dall'inizio. Quindi questa cassetta deve tornare all'inizio e dobbiamo assumerla come la nostra persona. Ecco, la domanda è: che cosa consiste la nostra libertà in questo che ci è stato assegnato, in questo mondo fenomenico? Nella libertà che abbiamo, e ce l'abbiamo, ogni volta che siamo costretti a entrare come attori per assumere una parte che non dipende da noi. Per esempio, se siamo lettori di un libro, noi abbiamo la parte del lettore e non certo dello scrittore del libro. Forse siamo schiavi mentre leggiamo il libro? E allora perché lo leggiamo? Perché il libro ci dà qualcosa. La libertà, mentre leggiamo il libro, non sta nel mutare il libro. Non lo mutiamo nemmeno di una virgola, proprio niente, niente, niente. Eppure siamo liberi. E qual è la nostra libertà? La nostra spirituale interazione con quel libro. Ne usciamo con delle idee nostre.
di condivisione o di assoluta presa di distanza dal tema di quel libro. Ecco, a noi è proposta una vita perché diventi la base della nostra risposta. Che cosa ci è piaciuto di quanto abbiamo dovuto assumere? Dipende da noi fissarlo, stabilirlo. Che cosa ci manca? Dipende da noi fissarlo. E in base a che cosa lo assumiamo o lo rigettiamo? In base a un livello di gusto personale che liberamente scegliamo sia il nostro. Ecco, noi stiamo assumendo il nostro gusto o disgusto rispetto all'esistenza. Questo è il risultato della nostra vita. Che cosa ci piace e che cosa non ci piace? La costruzione del nostro abito interiore di quello che è bello, buono e santo, secondo me, la mia idea, e di quello che non lo è, di quello che vorrei avere e che non ho avuto, e la gioia di quello che ho avuto. Tutto questo giudizio è proprio la reazione assolutamente libera che io ho mentre vivo, anche se devo accettare questa vita fatta a me allo stesso modo in cui l'Alessandro Manzoni ha fissato la vita a un Don Abbondio, che è costretto a essere così come il suo autore l'ha voluto. Ora, se nel nostro mondo reale c'è un creatore tipo Alessandro Manzoni che ha tanto potere sui suoi personaggi, volete che Dio, che è il nostro creatore, abbia meno potere sui suoi personaggi? Se c'è un potere, certamente quello di Dio supera il potere di Alessandro Manzoni. Quindi noi siamo tranquilli, abbiamo tutto il disegno di Dio che è dato perché sia il nostro. Per adesso abbiamo dovuto accettare la divisione in tante parti, ma sono tutte parti che Dio vuole dare a ciascuno di noi. Dio non vuole che noi siamo solo noi stessi, ma che per capire che cosa piaccia a noi stessi, in primo luogo ci degna di farci costruire da noi, noi stessi. E solo dopo che noi, ciascuno di noi, ha voluto liberamente costruire se stesso, solo allora gli dice: bene, adesso che hai costruito liberamente il tuo gusto, eccoti tutto il mondo, diviso in tutte le persone possibili e immaginabili, e sono tutte tue, come il prossimo tuo, come te stesso. È meglio ora che sei libero di scegliere chi vuoi essere e come essere con il tuo prossimo, se ora ti abitui ad amarlo, perché tu lo sarai questo tuo prossimo, quello che oggi sembra sia stato tolto a te, perché dato ad altre vite. Arriverà il momento in cui andremo oltre questa vita, e tutta la vita sarà tua. Se la amerai, la vorrai per te. Se non ti abitui ora ad amare tutta la vita, quella vita che non hai amato, l'hai perduta per sempre. Perché? Perché non vorrai mai assumerla come tua. Per cui, vedi, se oggi tu sei un poveretto che vorrebbe avere la ricchezza, perché capisce che la ricchezza è il suo bene, nella sua libertà soffre talmente il suo grado di povertà che idealizza la ricchezza umana, e non ce l'avrà per tutta la vita, uscirà dalla vita assetato di ricchezza. Ebbene, se questa persona assetata di ricchezza ha odiato tutti i ricchi di questo mondo perché hanno avuto ora quello che è stato negato a lui, quando finalmente potrebbe avere la ricchezza di tutti costoro, essendo tutti costoro, non vorrà esserli, perché è stato dato a lui di odiare o no una parte.
E lui, proprio quando potrebbe essere paperon dei paperoni, non lo sarà. Perché? Avendo inteso il bene come una rivalità tra una persona e l'altra, e essendo messo a odiare chi oggi è ricco mentre egli non lo è, escluderà dalla sua vita futura, perché non gli piaceranno assolutamente, tutti i ricchi. E visto che lui è povero e tutti gli altri sono ricchi ma non li vuole essere perché gli fanno schifo, se li è tolti tutti quanti dal vero prossimo che avrebbe potuto avere. Perché? Perché ora non li ha amati.